3 aprile. Miriam, tu non mi conosci. E quando ti scrivo, sembra anche a me di non conoscermi. A dire il vero, ho cercato di non scrivere. Sono già 2 giorni che ci provo, ma adesso mi sono arreso. Ti ho vista l'altro ieri al raduno del liceo. Tu non mi hai notato, stavo in disparte. Forse non potevi vedermi. Qualcuno ha pronunciato il tuo nome. E alcuni ragazzi ti hanno chiamato professoressa. Eri con un uomo alto, probabilmente tuo marito. È tutto quello che so di te, ed è forse già troppo. Non spaventarti, non voglio incontrarti e interferire nella tua vita. Vorrei piuttosto che tu accettassi di ricevere delle lettere da me. Insomma, vorrei poterti raccontare di me ogni tanto, scrivendo. Non che la mia vita sia così interessante, non lo è e non mi lamento, ma mi piacerebbe darti qualcosa che altrimenti non saprei a chi dare. Intendo qualcosa che non immaginavo si potesse dare a un estraneo. Inutile dire che questo non comporta obblighi da parte tua. Non devi far nulla. Sono quasi certo che non mi risponderai. Ma se, malgrado tutto, un giorno vorrai farmi sapere che leggi le mie lettere, troverai sulla busta il numero della casella postale che ho affittato questa mattina e che è destinata solo a te. Se mi devo spiegare, allora è tutto inutile. Non sentirti in dovere di rispondere. Probabilmente mi sono sbagliato sul tuo conto. Ma se sei tu quella che ho visto stringersi nelle braccia con un cauto sorriso, credo che capirai.